Siamo in compagnia di Riccardo Romani per fare un punto finale sulla stagione del Fossano che si è conclusa oggi con lo 0-0 qui a Centallo con la Prodonero. Allora, Riccardo, ne parlavamo fuori onda, c'è un po' di rammarico per non essere mai riusciti a lottare veramente per i playoff o comunque la soddisfazione di un comunque buon campionato chiuso fra le comunque prime della classifica? Sì, rammarico, delusione, no, come ti dicevo prima, perché quando una squadra così giovane comunque sta stabilmente nelle prime 6, 7, 8 posizioni del girone, in un girone così difficile, delusione o rammarico secondo me non sono le parole giuste. Però è normale che in qualche frangente potevamo fare qualcosina in più, però non siamo delusi. Sappiamo che tutti che si poteva fare un passettino in più, un po' più di continuità, magari in certi momenti un po' più di attenzione o qualche cosa in più. Però per la squadra che siamo, età media e tutto, penso che abbiamo fatto una stagione, non dico ottima, però una buona stagione, senza mai rischiare di finire di là nella parte pericolosa della classifica. Quindi. Ecco, cosa vi è secondo te mancato per potervi giocare fino all'ultimo il piazzamento per i playoff? C'è la giovane età che porta quindi un poca continuità o c'è anche qualcos'altro secondo te? Ma no, secondo me siamo stati non penalizzati, però l'esperienza poi viene col tempo, quindi detto, una squadra così giovane è difficile chiedere anche tanta continuità. Quindi, però non che questo sia uno scarico di Certo, responsabilità certo. assolutamente, sui giovani che ieri hanno vinto il campionato con un 4-0 in Juniors. finale, quindi assolutamente. Però è normale che quel pizzico di esperienza ci è mancato e poi in alcuni momenti probabilmente è mancata l'esperienza, magari che alcuni giocatori abbiamo, non l'abbiamo fatta magari pesare, quindi è stato un po' un mix di queste cose, però è stato questo, dai. Ecco, pensi che per l'anno prossimo il Fossano possa continuare questo tipo di politica, insomma, con i giovani importanti che salgono in prima squadra, insieme a delle chiocce come può essere te, o comunque vecchi o meno giovani, tra virgolette, a guidarli, perché comunque, insomma, ripetiamo, Fossano sono 2 anni che comunque è lì in alta classifica. Sì, come dicevamo prima, penso che in questi 2 anni l'età media è la più bassa dei due gironi, o comunque del nostro sicuramente, e siamo stati stabilmente nella zona playoff, leggermente fuori, ma sempre a ridosso, quindi penso che il prossimo anno tutti con un campionato in più, questi giovani che si sono allenati quest'anno tutto l'anno con noi, penso che ognuno debba dare qualcosina in più, però penso che ci siano tutti gli elementi per provare a migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno. Sicuramente quello che vogliamo fare. E con Riccardo Romani capitano anche l'anno prossimo? Spero, io spero di sì, vedremo, non si sa mai, è nel calcio, però spero assolutamente di sì.